Un centro storico in totale stato di degrado, è questo quanto emerge dagli ultimi episodi registrati in alcune zone di Ragusa. Risale proprio a giovedì notte, infatti, l'ultimo preoccupante fatto di cronaca, quando due minorenni sono stati fermati da una pattuglia di carabinieri. I due ragazzi avevano appena rapinato due anziane intente a passeggiare in una via laterale di Piazza dei Cappuccini. Dopo essere state minacciate con un coltello a serramanico, i due si sono dileguati nei vicoli della città vecchia, ma non sono sfuggiti alla pattuglia che in quell'istante stava effettuando un normale controllo coordinato del territorio. Subito individuati e fermati, i due giovani sono stati condotti presso la caserma, dove uno dei due è stato riaffidato ai genitori, essendo non imputabile poiché dodicenne, mentre il complice, quindicenne, è stato condotto nel carcere minorile di Catania. L'ennesimo episodio di microcriminalità che continua a preoccupare commercianti e residenti del centro storico, che hanno recentemente chiesto interventi all'amministrazione comunale. Istanze recepite dal sindaco Peppe Cassì, che proprio recentemente si è recato in sopralluogo nelle zone più a rischio. In seguito, il primo cittadino ha stilato una serie di provvedimenti a cui ricorrere per garantire più sicurezza, come ad esempio il potenziamento del sistema di videosorveglianza e pattugliamenti H24.